Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi torna il nostro appuntamento mensile con il Club del Libro. Infatti un paio di giorni fa abbiamo avuto il nostro incontro del mese e quindi vi parlo un po' di come è andata. Se ricordate l'ultimo video che avevo girato sul Club del Libro per l'appunto, vi avevo detto che per il mese di gennaio dovevamo leggere ognuno un classico a piacere, magari proprio quel classico che aspettavamo da tanto di leggere, che magari ci aspettava sullo scaffale, quindi l'occasione giusta poteva essere questa. Quindi ognuno di noi aveva letto un classico diverso e abbiamo condiviso le nostre opinioni appunto sulla lettura fatta. Prima di tutto ci siamo ritrovati nel solito locale che ci mette a disposizione la Proloco del Paese, ma questa sarà l'ultima volta che andremo lì, perlomeno fino alla fine dell'inverno, perché come vedrete poi dalle immagini eravamo tutti imbacuccati, quindi cappotti, cappelli e guanti, perché è veramente troppo freddo star lì dentro. Chiaramente è una stanza che non viene usata quotidianamente, quindi è molto fredda, quindi dalla prossima volta in poi ci vedrete sempre a casa dei miei genitori, quindi al caldo davanti al caminetto. Ci ha comunque scaldati un buon tè e ovviamente le nostre chiacchiere librose. Prima di cominciare a parlare dei libri abbiamo cercato di dare una definizione di che cosa si intenda per classico. Quello che penso io, non l'ho preso da internet, quindi è semplicemente l'idea che mi sono fatta io quando penso ad un classico, è quella che per l'appunto un libro diventi un classico quando la storia che racconta, gli argomenti di cui tratta non invecchiano mai, quindi non importa in quale epoca sia stato scritto questo libro, può essere letto da generazioni e generazioni di persone senza che questo libro appunto risulti mai fuori tempo. Ecco quello che io definisco un classico. Fatemi sapere se avete delle altre definizioni oppure correggete la mia se sbaglio. Allora, vi dirò brevemente ogni membro del gruppo quale classico aveva letto e le sue impressioni, e così anche voi potrete sentir parlare di diversi classici, mi potrete dire se ne avete letti alcuni oppure se magari siete interessati a leggerne altri. Parto io, infatti ho letto Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde in inglese, ve ne parlerò ovviamente in maniera più approfondita nel video delle letture di gennaio. Comunque brevemente, chiaramente ho sottolineato qual è il messaggio principale del libro, ovvero quello che ognuno di noi abbia un'anima divisa tra una parte buona, una parte quindi luminosa, e una parte oscura, la parte cattiva, la parte che dà, diciamo, ascolto a tutti i nostri istinti più terrificanti, più violenti. Ovviamente la riflessione che l'autore vuole far fare al lettore è quella di capire che cosa accadrebbe se dessimo libero sfogo a tutte le nostre pulsioni più oscure. Oltre a questo è stato interessante informarmi in maniera più approfondita su questo classico, quindi anche attraverso delle letture, delle ricerche che ho fatto su internet, dove appunto viene rimarcato che Stevenson ha anticipato l'idea che è un'idea che poi successivamente ha riportato anche Freud, ovvero che dentro ognuno di noi esistano tre personalità, quella che dà retta alle regole, quindi che rispetta le regole imposte dalla società, quella invece che dà libero sfogo a tutti gli impulsi più primordiali, e poi una terza personalità che deve riuscire a mediare tra le due, quindi mediare i nostri comportamenti tra il seguire i nostri istinti, che ovviamente fa anche bene, ma allo stesso tempo può seguire anche le regole per non deviare, ecco, dal tracciato e ovviamente non cadere nella trappola in cui è caduto poi il dottor Jekyll. Inoltre è stato interessante scoprire che Stevenson ha fatto una profonda riflessione, anzi una profonda critica alla società vittoriana che dava importanza soltanto all'apparenza e voleva che tutti reprimessero qualunque tipo di istinto o di pulsione. Proseguiamo. Mauro, che sarebbe poi il mio babbo, ha letto Il Corsaro Nero. Gli è piaciuta molto la storia, ma in realtà ha trovato un po' faticosa la lettura, perché a tratti ha trovato la scrittura un po' troppo lenta, magari si soffermava tanto su delle descrizioni che rallentavano molto la lettura e quindi la rendevano un po' pesante. Il libro è chiaramente destinato ad un pubblico di ragazzi e quindi lui ha pensato che questa scrittura un po' pesante potesse più che altro allontanare, ecco, i giovani dal
dalla lettura di questo classico. In generale comunque la storia gli è piaciuta e ha sottolineato quanto gli sia piaciuto ritrovare quegli atteggiamenti un po' cavallereschi che ci sono tra due innamorati, quindi l'uomo che corteggia la donna, l'utilizzo di frasi molto romantiche come io vi dono il mio cuore, io vi amo, ecco, trattare la donna come se fosse praticamente la cosa più bella al mondo, e l'uomo, ecco, non deve far altro che riuscire a conquistarla per essere onorato del suo amore. E il mio babbo è molto romantico da questo punto di vista, ovviamente poi insomma si capisce anche da questo, e quindi ha apprezzato anche questa cosa. Alessio invece ha letto Assassino sull'Oriente Express di Agatha Christie. Il libro gli è piaciuto molto, l'ha letto ovviamente tutto d'un fiato, ed è stato interessante sottolineare quanto Agatha Christie praticamente si possa considerare un'autrice di classici, perché quando si entra nel genere giallo è impossibile non imbattersi in un libro di Agatha Christie. Camilla ha letto I viaggi di Gulliver. I viaggi di Gulliver sono composti da 4 racconti, ma nel libro che ha letto lei erano riportati solo i primi due. Il primo, quello in cui Gulliver arriva nel regno in cui ci sono i lillipuziani, quindi questi ometti piccolissimi, e il secondo in cui invece approda in una terra dove sono tutti giganteschi. Le è piaciuto molto soprattutto il secondo racconto, dove c'è una critica anche poco velata, forse velata da una leggera ironia, alla società inglese dalla quale Gulliver veniva. Infatti ci sono dei discorsi tra Gulliver e il sovrano di questo regno nel quale lui è approdato, in cui Gulliver tenta di descrivere la sua società, ma il re, proveniente da un regno chiaramente lontanissimo da questo tipo di società, riesce a vedere tutte le idiozie, tra virgolette, che ci sono dietro, tutte le assurdità, e quindi a porre l'accento su quei difetti di una società che invece all'epoca credeva di essere praticamente perfetta. Barbara, che invece è la mia mamma, ha letto Cuore. Chiaramente Cuore è ormai un classico della letteratura italiana, possiamo dire, e a lei è piaciuto molto rileggerlo, anche se anche in questo caso è una lettura che viene consigliata ai ragazzi. È un racconto che molto spesso si associa a qualcosa di triste o di commovente, ecco, invece lei ha trovato anche tanta dolcezza all'interno di questa storia. L'unico appunto è il fatto che, perlomeno nella versione che aveva lei, e non so se ne esistono altre, era mantenuto lo stile originario dell'autore, quindi parole come giuoco o iscuola al posto di scuola, che ormai oggi non si usano più, rendevano la lettura un po' più che difficile, diciamo, non la rendevano così scorrevole, ecco, ci si bloccava incontrando queste parole così lontane ormai dalla nostra quotidianità. Quindi secondo lei sarebbe meglio, e non so appunto se è già stato fatto, riscrivere quest'opera sostituendo queste parole con quelle di uso corrente. Cinzia ha letto Storia della colonna infame di Manzoni. Questa è un'opera che raramente viene citata appunto quando si parla di Manzoni, e che è un appendice, molto spesso viene aggiunta come appendice ai Promessi Sposi. La storia racconta di un processo che venne fatto contro degli uomini che vennero accusati di essere degli untori, quindi quelle persone che avevano diffuso la peste praticamente. Chiaramente un processo montato, un processo politico che voleva semplicemente trovare dei capri espiatori, quindi dei colpevoli, per accontentare una popolazione che era ormai stanca dalla devastazione che aveva portato la peste, e quindi aveva bisogno di sapere che i colpevoli erano stati finalmente giustiziati. Un processo terribile, quindi un processo che è passato alla storia per la sua crudeltà e per la sua ovviamente falsità. La storia è veramente interessante, quindi vi consiglio di andarlo a recuperare, perché anche soltanto il racconto fatto da Cinzia ci ha completamente incantati, è molto interessante. Maria Teresa, non essendo presente alla riunione precedente, non aveva letto niente, ma ha detto che avrebbe riletto molto volentieri I Promessi Sposi di Manzoni, una lettura che ha rifatto in età adulta, dopo chiaramente il primo approccio quando era a scuola, e che ha trovato meravigliosa, ecco, molto interessante
vedere quanto i classici riletti da adulti ci conquistino di più di quando li abbiamo studiati a scuola, però credo che sia abbastanza normale. E in particolare lei ha amato il modo in cui Manzoni ha delineato, ha creato, ha definito tutti gli altri personaggi che stanno intorno ai protagonisti Renzo e Lucia. Anna Maria ha letto Il giardino dei Finzi Contini, un libro che io conoscevo bene soltanto per il titolo praticamente, perché la storia non la conoscevo affatto. È una storia drammatica perché racconta del periodo della Seconda Guerra Mondiale e degli ebrei che vengono deportati. È una storia che tocca il cuore, ma allo stesso tempo è una storia molto forte e una storia crudele. Sicuramente una storia che merita di essere letta, soprattutto in questo periodo, anzi oggi direi, perché il video lo vedete proprio nella giornata della memoria. Bene, questi erano i titoli che sono stati letti appunto al club del libro per il mese dedicato ai classici. Adesso invece passiamo alle nuove proposte di lettura per il prossimo mese. Come sapete, ogni mese io propongo un tema che lega diversi titoli tra i quali poi votiamo. Quindi avevo appuntato tutto chiaramente nel mio quadernetto del club del libro e il tema di questo mese è libri dai quali è stato tratto un film. Quindi ho proposto 6 titoli dei quali tutti nel 2018, se non erro, sono stati realizzati dei film per l'appunto, quindi dei film recentissimi e quindi libri che troverete facilmente sicuramente anche in libreria se vorrete unirvi a noi nella lettura. Il primo libro scelto è Resta con me. Questo libro racconta la storia di una coppia che sta appunto facendo un viaggio, ecco, in barca e viene travolta da una tempesta e quindi i due si troveranno nel bel mezzo del mare per oltre 40 giorni con tutti gli strumenti di comunicazione inutilizzabili e con riserve di cibo e di acqua limitate. Quindi è la storia di qualcosa che è accaduto realmente, che è stata raccontata in un libro e poi trasposta appunto anche in un film. Il secondo titolo è La forma dell'acqua. Questo sicuramente ne avrete sentito parlare perché il film ha fatto un grandissimo successo e parla del rapporto che si crea tra una donna ed una creatura creata in laboratorio che appunto lei scopre all'interno di una vasca. Un rapporto quindi tra due esseri completamente diversi, appartenenti a due mondi praticamente completamente diversi, tra i quali però si instaura qualcosa di più di una semplice amicizia. Quindi è la storia di come l'amore, l'affetto e la comprensione siano qualcosa di universale che abbraccia tutti indipendentemente da dove siamo nati o da come è fatto il nostro corpo. Il terzo libro è stato invece La signora dello zoo di Varsavia. Anche in questo caso viene raccontata attraverso un romanzo una storia vera, ovvero la storia di una coppia che gestiva lo zoo di Varsavia per l'appunto e che ha utilizzato proprio questo zoo per aiutare durante l'occupazione nazista in Polonia numerosissimi ebrei a fuggire dal ghetto di Varsavia e a trovare quindi la salvezza anche dai campi di concentramento. Una storia molto toccante, io ho visto il film di questo libro, tratto da questo libro, ed è veramente molto bello. Altro libro proposto è In viaggio contromano, una storia che ho trovato veramente interessante, la storia di una coppia di anziani che decidono di prendere un camper e fare un viaggio nonostante appunto l'età avanzata, ma in realtà il vero ostacolo che sarebbe alla base del loro viaggio è il fatto che il marito soffra di Alzheimer ma di salute stia benissimo, ecco, diciamo fisicamente stia benissimo, mentre la moglie ha una mente lucidissima ma è piena di acciacchi e malattie e diciamo che in due persone in realtà ne fanno una effettivamente sana e quindi decidono di intraprendere questo viaggio. Altro libro proposto è stato L'inganno. In questo caso si parla di alcune ragazze che vivono in un collegio, una vita quindi monotona, tutti i giorni uguale, ma un giorno arriva in questo collegio e cerca rifugio proprio lì un soldato disertore. Ecco quindi che tre ragazze del collegio decidono di prendersi cura di lui tessendo una rete di inganni, di bugie e di false verità.
Questo viene definito quasi un racconto gotico. L'ultimo libro proposto è Nelle tue mani. In questo caso si racconta la storia di un giovane ragazzo, un giovane che vive a Parigi, nella periferia di Parigi, che ha un grande talento, quello di saper suonare il pianoforte. Purtroppo però proprio il luogo dove è nato gli impedisce di portare avanti e di sviluppare questo talento, perché in realtà poi oltre a questo lui si dedica insomma a una vita di piccoli furti, a un piccolo teppistello. Però viene notato dal direttore del conservatorio di Parigi, il quale decide in qualche maniera di aiutarlo, quindi i due fanno un compromesso e in questo modo il ragazzo riesce in qualche maniera a frequentare il conservatorio e cercare insomma di riscattare la sua vita. Ecco, questo è praticamente il succo della trama in due parole. Ovviamente alla fine della riunione abbiamo poi votato quali erano le trame, i libri che insomma ci interessavano di più, e hanno vinto per l'appunto Nelle tue mani e Viaggio contromano. Quindi saranno questi due libri che i membri del club dovranno leggere durante questo mese, ovviamente non tutti e due, ognuno sceglierà quello che preferisce e poi ne parleremo alla prossima riunione. Per questo spero che anche voi veniate alla nostra lettura e magari deciderete di leggere uno dei due libri, così quando girerò il video appunto che parlerà della prossima riunione, anche voi nei commenti potrete unirvi alla nostra discussione e farci sapere qual è la vostra opinione sui libri letti. E niente, allora io vi ringrazio, il video finisce qui e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!